Ciao a tutti e benvenuti al Basic Christmas. Il Basic Christmas è il mio calendario dell'avvento. Ogni giorno alle 17 uscirà un video sul mio canale in cui cercherò di darvi delle idee regalo per Natale il più possibile originali, facili e veloci da reperire e alla portata più o meno di tutti. Andiamo a scoprire l'idea regalo di oggi dietro la casellina del calendario dell'avvento. Ebbene sì, oggi parleremo di un ferro per capelli che costa solamente 15 euro. Una delle domande più gettonate che ricevo da quando mi faccio i capelli mossi è: come fai i capelli mossi? Bene, oggi ve lo svelerò e vi svelerò anche che il mio ferro per capelli io l'ho pagato in realtà ancora meno, perché quando l'ho comprato io era ancora più scontato e l'ho pagato tipo 10 euro. Attualmente costa, ho visto, sui 15-16 euro e lo potete trovare su Amazon e vi lascio il link giù nell'info box per poterlo ritrovare. Il ferro è della marca Remington ed è il Pro Spiral Curl Tongue, che ha un diametro di 19 mm e lo rende perfetto per i boccoli sui capelli della lunghezza, diciamo, come la mia. Io avevo fatto uno sbaglio, ne avevo comprato uno un po' più spesso pensando che sarebbero venuti più belli e invece assolutamente non andava bene, perché non riuscivo proprio ad attorcigliare i capelli intorno. Invece questo qua è proprio dello spessore preciso, perfetto. Raggiunge i 210 gradi, ma io in realtà lo tengo molto 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 più basso. Non ha purtroppo il controllo dei gradi, nel senso che ha solamente una rotella che si può spostare verso il più o verso il meno. Io più o meno la tengo a metà. Comunque la temperatura è variabile da 140 a 210 gradi, quindi ci sono circa 8 temperature diverse. Ovviamente è ricoperto in ceramica protettiva. Lo potete trovare tra l'altro con Amazon Prime, quindi se lo ordinate oggi vi arriva tipo domani o dopodomani, che è una cosa secondo me fantastica. Lo trovo veramente molto comodo, perché adesso qua li ho fatti già da qualche ora e in realtà mi piacciono molto di più quando dopo un po' si afflosciano e rimangono più così. Appena fatti sono molto più boccolosi, non mi dispiacciono, ma mi piacciono ancora di più quando si abbassano leggermente. Vado ad accenderla dal tastino di accensione e come vedete si accende la lucina blu, però riusciate a vedere che sta lampeggiando. Finché lampeggia ovviamente si sta ancora riscaldando, comunque ci mette circa 30 secondi. Questa è un'idea regalo secondo me bellissima, o da farvi fare se ovviamente volete anche voi farvi i capelli mossi, oppure da fare a qualche vostra amica, qualche vostro amico che sapete che magari ha i capelli più o meno lunghi come i miei e che potrebbe essere interessato o interessata ad avere i boccoli. E secondo me è un'idea veramente molto 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 carina e originale, e soprattutto direi economica, ma nonostante comunque sia un ferro veramente economico, vi posso assicurare, dopo ormai più di un mese di utilizzo, che onestamente ne vale davvero la pena e non mi ha per niente rovinato i capelli, mai. La cosa bella è che ha anche una punta fredda, quindi questo affare qua si può toccare, così che si riescano a mettere meglio i capelli. Comunque, quello che io faccio di solito è andare a dividere i capelli con una pinza, solitamente, però adesso vabbè, li ho già fatti, vi faccio vedere poi che cosa faccio dopo. Prendo una ciocca più o meno di queste dimensioni e vado ad attorcigliarla intorno al ferro, così. Aspetto circa massimo 10 secondi, ma veramente massimo 10, e la tolgo e il boccolo ovviamente rimane lì. Poi se volete potete abbassarlo leggermente tirandolo, perché quando è ancora caldo si può ancora modellare un po'. E poi vado a mettere su della lacca e semplicemente vengono questi meravigliosi boccoli. Non vi consiglio di usare questa pinza, perché io personalmente lo trovo stra scomodo. Trovo che vengano molto molto meglio attorcigliando i capelli intorno al ferro. E voilà, questo era il primissimo video del Basic Christmas. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi piaccia questo format, che vi sia d'aiuto. E se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale e commentate con un emoji sui capelli, quella che volete. E noi ci vediamo domani con un altro appuntamento del Basic Christmas. Peace out!